Siamo al Misano World Circuit, a Misano, l'autodromo certamente più popolare in Italia, soprattutto per le grandi manifestazioni che a partire dalla MotoGP si svolgono in questa struttura. E in un periodo di sostanziale pausa, in attesa della nuova stagione, che si preannuncia peraltro molto appassionante, viste anche le code frenetiche e concitate di questo 2015, in questo periodo che sembra tranquillo, in realtà c'è una struttura all'interno dell'autodromo di Misano che invece lavora e opera quotidianamente. Si tratta del Medical Center, del centro medico di Misano, che oggi siamo venuti a visitare per capire come lavora in occasione delle grandi manifestazioni, ma soprattutto come lavora in tutti gli altri giorni dell'anno, con una struttura organizzata, con personale altamente qualificato e con attrezzature tecnologicamente all'avanguardia. Andiamo a scoprire di che si tratta dalle parole del responsabile sanitario di questa struttura. Andiamo. E allora entriamo all'interno del poliambulatorio dove ad accoglierci c'è il direttore sanitario, il dottor Eraldo Berardi, che salutiamo, grazie ovviamente per essere con noi. Buongiorno a voi. Allora, dottore, un poliambulatorio nel cuore di un autodromo importante come il Misano World Circuit, intanto questa scelta, questa decisione da dove nasce? Sicuramente siamo stati originali sia noi che la proprietà dell'autodromo. La scelta nasce dalla necessità di creare un centro medico adeguato per gli eventi, soprattutto per la MotoGP, che poi avremo modo di visitare, che era sovradimensionato per l'attività quotidiana, per cui abbiamo pensato di utilizzare la struttura anche al di fuori dei grandi eventi e quindi ci siamo inventati questa cosa, abbiamo creato un poliambulatorio, abbiamo creato delle diagnostiche importanti e poi, come vi farò vedere, insomma, abbiamo costruito una struttura che è sicuramente originale e innovativa nel suo genere, perché in nessun autodromo al mondo credo possa esistere una cosa del genere. Siamo curiosi di scoprirla da vicino, andiamo all'interno insieme al dottor Berardi a conoscere un po' l'organizzazione, la struttura del Medical Center qui del Misano World Circuit. Eccoci qua, siamo all'interno della emergency room, ovvero, dottore, questa è proprio la sala che viene utilizzata in occasione dei grandi eventi motoristici. Sì, questo è il punto di accesso dei piloti traumatizzati di ogni tipo, sia della MotoGP che anche nella quotidianità, perché qui l'autodromo ha un'attività molto importante anche durante la settimana e durante una serie di eventi commerciali e sportivi. I piloti arrivano da quella porta e abbiamo due sale, questa qui è la principale, abbiamo una sala anche collaterale dove accogliamo gli altri piloti ed è una sala esclusivamente, cioè prevalentemente dedicata ai potenziali ustionati, cioè se noi lavoriamo in un autodromo, per cui abbiamo bisogno anche di poter soccorrere piloti non solo motociclisti ma anche automobilisti che possono avere fra le tante problematiche anche quella dell'ustione grave, e c'è una sala dove vengono praticamente, c'è una barella appositamente dedicata proprio agli ustionati e dove vengono praticamente immersi all'interno dell'acqua, che è la prima terapia, diciamo, delle grandi ustioni, e praticamente su queste due stanze noi gestiamo le emergenze di qualsiasi entità e tipo, ovviamente avvalendoci poi in occasione delle gare delle diagnostiche collaterali che abbiamo nella parte del poliambulatorio, che sono una radiologia, un'ecografia e una risonanza magnetica total body. Ecco, questo per curiosità sono i lettini nei quali poi si adagiano
magari anche quando non succede niente, i vari Valentino Rossi, i Lorenzo, i Marquez, prima di aver litigato. Sì, 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 forse adesso noi dovremmo intervenire successivamente, no? dopo le probabili risse, che speriamo di no, che ci saranno l'anno prossimo. Però effettivamente su questi lettini Valentino Rossi non c'è mai stato, è stato nostro ospite qui, ma per fortuna è integro. Invece Marquez, quando correva in Moto2, ed anche Lorenzo, in occasione dell'ultimo Gran Premio, quando ha avuto la sua disavventura, è caduto qua nella nostra gara, pur non essendosi fatto nulla di che, è venuto qua da noi perché, cioè, doveva subire una valutazione clinica anche per valutare le conseguenze del trauma. E proprio su quel lettino lì entrambi si sono seduti. Ecco, il personale e i professionisti che operano in occasione delle grandi manifestazioni sono poi gli stessi che ritroviamo anche negli altri giorni, negli altri 350 giorni più o meno dell'anno? Certo, almeno parzialmente, perché lei può immaginare che in occasione della MotoGP noi qui abbiamo uno staff di 80-90 persone, e quindi non è possibile che tutti possano lavorare qua durante la settimana. Però gli ortopedici, i fisioterapisti, i radiologi e altre figure specialistiche ci sono anche durante l'attività quotidiana. E poi ovviamente durante le gare, soprattutto le più importanti, abbiamo uno staff di rianimatori, di traumatologi, che quelli vengono per lo più solo in occasione delle gare. Però direi che un 30% dello staff delle grandi manifestazioni lavora in autodromo anche in occasione della quotidianità, insomma di tutti i giorni. Quindi il paziente che viene qua a fare una visita, a fare un accertamento diagnostico di qualunque tipo, viene valutato dallo stesso paziente, dallo stesso professionista che magari la settimana prima o quella successiva ha valutato il pilota importante o meno importante, insomma. Ecco, oggi è una giornata di normale routine, sicuramente serena, tranquilla, però una curiosità ce la vogliamo togliere: come si lavora in un fine settimana con 150.000 persone nei paraggi? Beh, noi siamo ormai abituati a dover affrontare le emergenze, non solo quelle della pista, che sono sicuramente le più importanti, ma soprattutto da un punto di vista mediatico, perché per noi è altrettanto importante lo spettatore o il bambino che si sente male, che ovviamente deve afferire qua. In ogni caso abbiamo un servizio dedicato al pubblico, dove ovviamente separiamo quello che è l'assistenza in pista e quella che è l'assistenza al pubblico, e i grossi problemi in occasione di un Gran Premio noi li abbiamo dal pubblico fondamentalmente, perché abbiamo un sacco di interventi per traumi, malori vari, eccetera. Quindi la nostra organizzazione deve farsi carico anche di questo aspetto e gestire 150 o 100, quelle che sono, spettatori in un weekend non è facile, ci vuole una grossa organizzazione, soprattutto delle persone abituate a lavorare in contesti come questo, sia di pista che di collaterale, insomma. Andiamo a vedere un'altra parte di questa struttura per conoscere anche poi da vicino le varie attività che invece si svolgono in tutto il resto dell'anno. Ci accompagna? Certo. E siamo all'interno del reparto diagnostico del Medical Center di Misano, ancora con il dottor Berardi, che così ci spiega, questa diciamo è la struttura che lavora invece in tutte le altre giornate, sono tante ovviamente dell'anno, anche al di fuori degli impegni, per così dire, più strettamente agonistici e mediatici. Che cosa troviamo qui? Esatto, è proprio così. Questa è una risonanza magnetica, total body, aperta, e questa diagnostica lavora quotidianamente sia in regime di convenzione col Sistema Sanitario Nazionale sia privatamente. È una risonanza in grado di erogare prestazioni appunto di tutto il corpo, quindi dall'encefalo a tutto il resto. E noi la usiamo ovviamente in occasione dei grandi eventi, in caso di necessità. Poi durante la settimana c'è una lista di pazienti, mediamente quasi una ventina di pazienti al giorno che riescono a fare esami qua,
E oltre a questo ovviamente abbiamo un servizio di ecografia e di radiologia che va a completare il nostro pacchetto diagnostico, che da un punto di vista così operativo completa un pochino tutto quello che può essere entro per quel che riguarda certi settori la richiesta del paziente. Insomma, io mi riferisco a trauma e a quant'altro, insomma qui si può fare tutto quello di cui uno ha necessità. E la risonanza, come vi dicevo, è aperta, e questo è una caratteristica abbastanza importante, perché è abbastanza alta la percentuale di pazienti che ha difficoltà a fare esami in apparecchi chiusi ed è in grado di fare prestazioni praticamente a tutti i livelli. Immaginiamo anche con tempi di refertazione molto, molto ristretti, molto brevi. Sì, è un'altra caratteristica che cerchiamo di curare, perché oggi le persone hanno tutti molta, molta fretta, e quindi i tempi di refertazione a volte, addirittura non sempre, sono immediati, e l'obiettivo è quello di renderlo operativo a breve, cioè di far sì che il paziente possa venire ed avere addirittura in giornata il referto dell'esame fatto. Comunque in ogni caso nel giro di qualche giorno, 2 o 3 giorni, siamo in grado di erogare i referti. Ovviamente questa è un po' il cuore diagnostico della struttura, intorno al quale poi ruotano anche prestazioni di carattere specialistico che vanno dalla medicina sportiva ad altre tipologie. Chiaro, chiaro, noi oltre ad avere le diagnostiche ci siamo poi circondati di, come dicevo prima, di un gruppo di professionisti che in parte lavora all'interno della struttura dell'emergenza dell'autodromo, quindi ortopedici, fisioterapisti, e poi abbiamo ampliato la gamma di specialisti con medici dello sport, il cardiologo, lo pneumologo, l'allergologo e tutta una serie di pazienti, di specialisti che andiamo stiamo gradualmente inserendo, proprio per dare insomma alla struttura un assetto completo di una polispecialistica, insomma, che possa poi andare incontro anche alle esigenze dei pazienti, che non sono solo quelli di diagnostica, di risonanza, di quant'altro, ma di una richiesta polispecialistica, come avviene un pochino in tutti gli ambulatori. A breve apriremo un punto prelievi, aggiungeremo tra le diagnostiche anche una densitometria ossea, e quindi cerchiamo sempre di ampliare un pochino la nostra offerta in funzione anche della richiesta dell'utenza. Ultima battuta, prima di salutarci, chissà quanti pazienti vengono e magari poi vanno a curiosare intorno all'autodromo. Eh beh, sicuramente magari chi ama un pochino questo sport sicuramente viene qua più motivato rispetto ad altre strutture, perché poi qui dentro durante le grandi manifestazioni girano i protagonisti di questi sport, e anche chi magari è meno interessato secondo me trova sempre un po' di curiosità a frequentare un ambiente insomma che insomma non è proprio e di tutti i giorni venire in un posto dove qualche giorno prima o qualche mese prima sono transitati tutti questi personaggi di cui insomma tutto il mondo parla, no? Perché credo che sia uno degli aspetti mediatici più seguiti di tutto il mondo sportivo. Questa dunque è la struttura del Medical Center di Misano, che abbiamo conosciuto grazie al dottor Eraldo Berardi, scoprendo un'altra curiosità con cui ci salutiamo. Noi veniamo dall'Umbria, abbiamo scoperto che lei è matto onorario di Gubbio. Sì, beh, questo è il mio titolo più importante, sì, probabilmente. La laurea l'ha messa da parte. Sì, sì, sicuramente, la laurea, come ha visto, ho pensato bene di appendere questa onorificenza, perché insomma non è da tutti, e credo che sia proprio meritata, perché uno che ha messo in piedi un'avventura come questa, partendo da un centro medico dell'autodromo, arrivare a creare un poliambulatorio come avete visto eccetera, proprio normale non debba essere. Buon lavoro dottore, grazie per averci ospitato, aver conosciuto più da vicino questa struttura. Grazie a voi, un caro saluto a tutti.